Ok ragazzi, ciao, benvenuti a un nuovo video. Spero che lo scorso episodio è stato forse un po' moscio a livello di... Ma nemmeno poi dai, la partita, si sapeva che la partita di Community Shield era veramente difficile, cioè era quasi impossibile da vincere, anche se poi ho giocato molto bene. Ragazzi, abbiamo la primissima partita di campionato. Abbiamo appena comprato Adebayor. Forse a voi non vi piacerà questo acquisto, non lo so. Secondo me invece è un buon acquisto, perché se l'Europa League la faccio, perché non si capisce se la faccio. Però penso di sì, perché scritto qui Coppa, sì, Europa, quindi la faccio per forza. Anche se sul calendario, ragazzi, sono andato a vedere, non c'è nulla per il momento. Noi dobbiamo fare i preliminari, ancora non si fanno. I preliminari si fanno i primi di... Boh, non ci sta niente qui ancora. Si fanno i primi di agosto, penso. O comunque sia, a metà agosto si fanno. Boh, non è arrivato niente. Solo la Coppa qui che abbiamo perso. Bene, ragazzi. Prima di incominciare, ma nemmeno, dai, andiamo subito a giocare la prima partita di campionato. Ragazzi, la formazione è quella che abbiate visto, è quella di sempre. L'unica cosa che cambia è che c'è Arslan al posto di Cook, perché lo faccio riposare perché non stava proprio al top. Siamo qui, ragazzi. Siamo al White Hart Lane, finalmente, ragazzi. Il sogno di moltissimi tifosi a distanza di quasi 20 anni, mi sembra. Sì, quasi 20 anni. Si è finalmente realizzato. Torniamo nella prima divisione, la divisione che comunque sia ci ha dato soddisfazioni, o meglio ci ha dato ai vecchi tifosi delle soddisfazioni immense. Guardiamo lo stadio, perché è veramente bello questo stadio, ma come del resto tutti quelli inglesi, non ce ne fosse uno brutto di stadio, mica come in Italia. Niente, prima partita di campionato, guarda che spettacolo poi, veramente qualcosa di fenomenale vedere come veramente una partita sembra quasi vera. Sentire poi l'inno del campionato inglese, la prima, cioè la Premier League, e quest'anno ci sarà anche in Italia poi. Tutti gli altri tifosi, guardate come stanno cantando l'inno. Questa è la nostra formazione invece, proprio che figata. Partiti, il primo tocco è nostro, il campionato incomincia, speriamo che comincerà bene. Eriksen, in mezzo per Chadli, parola per Chadli. C'è lì il cross lungo per tutti e la palla esce per fortuna nostra. Prima mezz'ora veramente tosta per noi, non abbiamo fatto nulla. Ma lo sì. Sean Butler sbaglio qui, attenzione però. Attenzione, diventa quasi un passaggio. Però per Murphy. C'è Bayram di testa, rete! È fuori gioco, non ci credo. Era il primo gol ufficiale del Leeds United dopo tanto tempo. Peccato ragazzi, era gol, peccato al 42esimo, il primo tiro che facevamo era gol. Il primissimo, peccato. Fine primo tempo noiosissimo, non è successo nulla ragazzi, proprio niente. Noi abbiamo difeso e loro invece hanno provato ad attaccare, ma non hanno fatto nulla di che. Ok ragazzi, ho messo dentro Maupai perché Sean Butler stava giocando male. Maupai può fare anche l'ala, quindi l'ala ne possiamo fare anche a meno in questo momento di comprarne una nuova. Problema per Townsend in mezzo! Miracolo! Bravissimo il portiere che è rimasto così in piedi, bravo Sayuba. Ma perché? Per fortuna recuperiamo. Arslan, allargata per Antenucci. Antenucci per Murphy. Murphy allarga ancora per Maupai. Vai Maupai, Maupai con il dribbling, Maupai, carica il destro, miracolo di Lloris, sul tiro di Maupai, il miracolo di Lloris, clamoroso, ma facciamo anche noi le nostre sostituzioni. Ragazzi, grande attesa, entra, eccolo qui, il nuovo acquisto, Adebayor. Infatti li fischia tutti perché è proprio la prima partita, proprio contro di loro. Vediamo se li andrà a purgare. Oppure no. Però ragazzi sappiate che abbiamo un grandissimo attaccante. Palla giocata lunga. In mezzo c'è il gol! Il gol di Maupai! Maupai, il neo acquisto trova subito il gol! Alla prima partita di campionato, Maupai! Ci porta in vantaggio, non è la sua specialità assolutamente la testa. Ma anticipa Lloris che esce malissimo, esce. È uscito malissimo Maupai. Sì, Lloris, scusate. Maupai ne approfitta. Primo gol per lui, primissimo gol. Guarda come solta.
Dembélé sbaglia, può recuperare Mouet, Mouet per Adebayor, il gol dell'ex che esulta a modo suo. Adebayor alla Ronaldo ha esultato. 2-0 Leeds, clamoroso errore difensivo di Dembélé, bravissimo Mouet di esterno destro, la mette dentro, grandissimo, guardate, di collo esterno la palla si insacca e fa il gol dell'ex, proprio lui, Emmanuel Adebayor. Finisce qui la partita, ragazzi, vinciamo 2-0, veramente clamoroso qui al White Hart Lane. Il gol di Maupai e dell'ex Adebayor chiudono la partita e portano a casa i primi 3 punti della stagione. Mamma mia, ragazzi, che partitona che abbiamo fatto, che partitona. Ok, ragazzi, secondo spezzone del video, visto che la prima partita l'ho giocata ieri. E mi scuso subito che il video, sono andato in piscina oggi, cosa ho fatto? Mi sono svegliato presto alle 8:30, l'ho editato subito il video, l'ho montato subito e l'ho messo subito su YouTube. Cosa è successo? Praticamente mentre lo mettevo, sono tornato alle 7:10 e mi sono accorto che alle 12:15 il video si è bloccato. Ho dovuto resettarle e qui uscirà questo. Comunque, cioè, tornando avanti, ragazzi, mi avete suggerito alcuni giocatori, avete ragione, mi sono scordato di andarli a vedere. E ne ho trovati altrettanti io. Uno tra questi che mi avete suggerito voi si chiama, se non sbaglio, Gould. Sì, eccolo, Ryan Gould. Dovrebbe essere lui. Io chiedo subito informazioni. Comunque sia un giocatore interessante per il centrocampo, lo chiediamo. E adesso vi farò vedere, diciamo, una lista di giocatori che sono tutti interessantissimi. Ragazzi, io ho fatto tutta una lista senza che vi sto a dire tutti i commenti e tutto. Adesso arriveranno le offerte e andiamo un attimo ad analizzarle. Giocatore venduto, abbiamo venduto, ragazzi, Dukará. Perfetto, se vendiamo Dukará serve assolutamente, ma neanche, dai, ce l'abbiamo. Un attaccante che comunque sia a 22 anni 66 e ha piede debole 3 stelle. No, niente, ho sbagliato io. Quindi va bene. Allora, François è alla Madonna, così tanto mi chiedono per un portiere così. Tonelli, 6 milioni e mezzo, sono tanti, 6 milioni e mezzo. Fekir, 21 milioni, arrivederci. Baselli, 20 milioni, no, peccato. Oh, Niang. Niang ci si può pensare, perché Niang è un buonissimo giocatore, secondo me è un po' sottovalutato, o meglio, ha sempre giocato, Ikeo Para, è difficile da prendere. Ho preso Para pensando che comunque sia, potrebbe essere un giocatore interessante. Un'offerta? Io però a Dunsa gli avevo offerto qualcosa. Vabbè, di aspettare per Gilet. È vero che abbiamo ancora una somma di soldi interessante. Direi di offrirgli 1 milione. Prende tanto di stipendio però. Facciamo così a questo punto. Non gli offro nulla. Non gli offro nulla. Facciamo scambio di portieri. Cioè, è una cosa veramente strana da fare. Però hanno la stessa età, toh. Gli offro 250.000 euro, giusto così. Non di più. Antonelli, aspettiamo. Fekir, niente. Niang si può fare, ragazzi, secondo me. 5 notizie, perfetto. Cagliari ha accettato per Dunsa e si può prendere 4 milioni. Ryan Gould e la Madonna. E la Madonna. Arrivederci. Cranvit. Questo non è niente male, ragazzi. Si può provare tentando però un'offerta di 2 milioni e... Però dobbiamo aspettare. Ce ne sono tanti anche per lui. Questo sarebbe da prendere, secondo me. Boh, ragazzi, mi butto a sto punto su Dunsa. Mi ci provo a prenderlo. Proviamo a prenderlo, ragazzi. Però portiamo avanti anche la... di Crime Vitter, la portiamo avanti tutti e due, tanto ormai il seggiatore si è capito, si prende o l'uno o l'altro. Ok, hanno accettato per Dunsa, troppo basso del River Plate, non siamo interessati a giocare contro partite, siamo... Non si tratta di una cosa troppo alta, va bene. Bomba, ragazzi, io direi a sto punto se accettiamo andiamo a 800.000 euro, non abbiamo più nulla, quindi direi di aspettare. Ragazzi, ho deciso, prendiamo Dunsa. Dunsa lo prendiamo, speriamo che... Non so che non ha un numero molto alto, però ha 19 anni ed è un giocatore veramente forte per l'età che ha, quindi lo prendiamo. Ok, ragazzi, chiediamo il prestito, però sperando che non prenda troppo, prende proprio il minimo, facciamo...
Ok. Avanza offerta, ci proviamo noi. Dunque, a questo punto direi che il nostro mercato, se prendiamo Romagnoli, è veramente un buonissimo mercato. Non è un mercato da... Cioè, sarete voi a darmi un voto sul mercato, magari. Se è buono o se è negativo. Per il portiere mi dispiace, ma non riusciamo a prenderne un altro. È un problema, quello sarà veramente un problema. Non c'ha 70, niente male. Cook però lo lasciamo in panchina. E siamo all'Elland Road, ragazzi. Piove purtroppo, siamo in una giornata piovosa, sicuramente una giornata abbastanza passeggera, se vogliamo, con una pioggia passeggera, perché siamo ancora ad agosto, fa caldo. E sicuramente anche in Inghilterra farà molto caldo e niente. Siamo qui, la partita è importante per noi, ma anche per loro, perché noi diciamo dobbiamo iniziare subito bene, perché dobbiamo mettere da parte dei punti necessari per la salvezza, sicuramente. E poi a gennaio vediamo com'è la situazione. Se è una situazione che comunque sia buona, cerchiamo di prendere giocatori, diciamo, con un overall già buono, quindi da 74 in su. Se invece è una situazione un pochino critica, quindi se siamo nelle zone basse della classifica, cercheremo di prendere qualche giocatore invece un pochino più forte. Cioè, o meglio, scusate, se siamo più sotto cercheremo di prendere, scusate, qualche giocatore magari meno forte, però ecco che può darci una mano assolutamente. 3 contro 1 non possiamo, subiamo fallo. Niente. Adebayor può allargarla benissimo per Maupai. Maupai! Destra emulata da Jakupovic. Jakupovic, così ha la nostra prima vera azione d'attacco è questa qui. Ma è troppo lungo, ce la fa però Pizarro. Pizarro, la dentro per Adebayor. Adebayor! Il destro è alto, peccato, peccato. Adebayor. Adrian, bravo, stavolta se ne va. Adrian, non c'è nessuno in mezzo. Adrian, tienila lo stesso, Adrian. Adrian, il cross, eccolo per Adebayor! Il primo cross che riusciamo a fare, troviamo subito il gol. Con Emmanuel, Adebayor. Che di testa, ragazzi, è una cima. Non poteva di certo sbagliare. Sono bravo ad aspettare, che poi era perfetto, chirurgico il cross. E Adebayor di testa stacca benissimo e la insacca. Sono ora sperando Ye. Ye bravissimo a chiudere. Robertson, il cross, palla esce, Ramirez, bravo a mettere fuori. Dunque, scusatemi, si è tagliata la clip, cioè è finita la clip. Niente, il video finisce in quel modo. Comunque, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo stasera con un nuovo video. Ciao!